Salve a tutti e bentornati su Anima Horror. Dopo un lungo stop ho deciso di riattivare il canale, creare nuovi format e spostarmi sui vari social. Vi invito pertanto a seguirmi anche su TikTok, dove recensirò film horror, e su Instagram, dove potrete raccontarmi le vostre esperienze personali, paranormali o inspiegabili. Ma tornando al video di oggi, la storia che sto per raccontarvi è di un iscritto, Vito Bianco, il quale ha deciso di affidarsi al mio canale per far arrivare a quante più persone la sua esperienza. Mandiamo la nuova sigla e iniziamo. Ciao a tutti, mi chiamo Vito Bianco. Quando tutto è iniziato, nel lontano 2012, mi trovavo nel periodo più buio della mia vita. Dopo aver perso la gara d'appalto, vidi chiudere la mia attività familiare. Questo, all'età di 42 anni, mi trascinò in una profonda tristezza. Cercai di tirarmi su le maniche e di inventarmi lavoretti. Di giorno riparavo bici e giocattoli. Di notte, invece, andavo a raccogliere lumache nelle piantagioni di carciofi. Poiché, dove vivo, è un buon business. Andavo a rivendere tutto al mercato, racimolando qualcosina, ma che tuttavia non bastava a ricoprire le spese necessarie per il sostentamento della mia famiglia. La storia cominciò una notte, quando mi trovavo in una campagna per cercare lumache. Ero calato nell'erba, quando ad un tratto sentii un forte rumore. Pensando che qualcuno stesse cercando di rubarmi l'auto, iniziai a gridare, ma la mia voce sembrava rimbombare. Era come se mi trovassi in una stanza vuota. Improvvisamente, una fortissima luce bianca. Dopodiché, il vuoto. Mi risvegliai qualche ora più tardi, 5 chilometri lontano dall'auto. Col tempo dimenticai l'accaduto. Certo, non riuscii ad attribuirgli nessuna spiegazione, ma in quel periodo la mia priorità era trovare un lavoro